È un progetto importante, non direi ambizioso, è un progetto che trova attuazione e compimento perché la Regione Calabria ha espresso una volontà specifica, impegnare molti finanziamenti anche nelle sue disponibilità per potenziare questa linea ferroviaria. Il trasporto ferroviario è il futuro del trasporto collettivo di massa perché è ecologicamente sostenibile, perché riesce a portare molte persone a bassi costi. La Regione ha individuato questa linea perché ovviamente sulla Tirrenica è lo Stato nazionale, è lo Stato centrale che pensa di investire perché la Tirrenica fa parte di un corridoio europeo. Questa linea, un po' dimenticata negli ultimi anni, invece sarà oggetto di questi interventi di potenziamento, di velocizzazione, soppressione di passaggi a livello, con un finanziamento importante, 307 milioni, che è una decisione tutta della Regione perché fa capo ai fondi di sviluppo e coesione. Poi ci saranno 40 milioni di fondi nazionali per la soppressione passaggi a livello, altri 40 milioni di fondi nazionali per velocizzazioni di tratte varie e interventi di manutenzione come quelli che faremo quest'estate, poi altri 90 milioni che attualmente sono collocati sulla linea tirrenica ma che la Regione ha chiesto di dirottare sulla linea ionica proprio per dare maggiore forza a questa scelta. Di che tempi parliamo? Il protocollo che verrà firmato, che si firma oggi, prevede che questi interventi trovino la loro attuazione entro il 2020, che poi sono anche i tempi di vigenza dei fondi europei. Le opere principali consistono nella velocizzazione della linea con la istituzione di un rango di velocità che consentirà l'aumento di oltre il 10% della velocità media della tratta. Saranno fatti interventi nelle stazioni, oggi gli incroci nelle stazioni sono molto lenti, si entra a 30 km l'ora con sistemi abbastanza obsoleti dal punto di vista delle tecnologie disponibili. Velocizzeremo gli ingressi nelle stazioni a 60 km l'ora con l'ingresso contemporaneo, questo renderà necessario anche la realizzazione di sottopassaggi che serviranno sia a raggiungere in sicurezza i marciapiedi, in alcuni casi anche in funzione promiscua per ricollegare le due parti delle città, soprattutto nelle località marine dove la ferrovia magari taglia la città rispetto ai lidi. Ci saranno soppressioni di passaggi a livello, 25 passaggi a livello sono stati già individuati come prioritari, ma le somme a disposizione renderanno possibile la soppressione di un numero maggiore. Io valuto circa 60 passaggi a livello potranno essere soppressi. E poi ci saranno interventi di potenziamento della linea anche dal punto di vista prestazionale, cambiando le rotaie, le traverse, la massiccia. Insomma, se vogliamo, un potenziamento e una grande manutenzione straordinaria insieme.